Ieri ho avuto l'impressione netta che dietro di lui ci sia un mondo silenzioso e guardingo. Lo vedo sfogliare dei libri, non maneggiare delle bombe. Si intende solamente di musica. Agirà per mezzo del figlio, l'editore. Verrò a scoprire molte cose. 373. Lei vive a Parigi. Perché? Che cos'è che l'ha portata in questa capitale dopo una vita così movimentata? Vivo a Parigi perché ci sono venuto da giovane e mi sono affezionato alla città e poi anche per un'altra ragione che non ti posso dire. Non ti posso dire senza scatenare la collera di qualcuno. Perché io penso che in una mia vita anteriore ho abitato a Parigi. Chi è questo misterioso ed elegante signore che nel 1973 si aggira tranquillo per le vie di Parigi? Quale scomodo passato nasconde? Parigi, 12 giugno 1934. Ho conosciuto Carlo Rosselli ed ho avuto con lui un primo colloquio di 2 ore. Credo sia ben informato di ciò che avviene nelle prigioni italiane. Parla di Gramsci, Terracini, Rossi, come se li incontrasse tutti i giorni al caffè. L'uomo che sta scrivendo questo dossier è una spia dell'ovra ed è lo stesso uomo che abbiamo visto passeggiare tra gli artisti di Montparnasse. È nato a Torino nel 1893. Di mestiere fa lo scrittore, il giornalista. È famoso in Italia e all'estero. Si chiama Dino Segre. Ma tutti lo conoscono come Pitigrilli. Uno pseudonimo, un nome d'arte. Ma per il regime fascista è solo l'agente 373. Sempre su Carlo Rosselli, l'agente 373 riferisce. Sa degli interrogatori, delle risposte, del contegno dei detenuti. Ho persino avuto l'impressione che bleffasse, tanto era sicuro nei particolari. Rosselli è soddisfatto del nuovo giornale Giustizia e Libertà, di cui mi ha lasciato capire che tira 10 o 12 mila copie. È una delle tante relazioni che Pitigrilli, già in questo periodo spia reclutata dal regime fascista, fa alla polizia politica riferendo su ambienti di giustizia e libertà e sulla cerchia che a Parigi ruota attorno a Carlo Rosselli. Ma poiché ha una facilità di viaggi, di spostamenti legati anche alla sua attività fra Torino e Parigi, viene a svolgere anche una funzione importantissima riferendo attorno all'appendice torinese clandestina di Giustizia e Libertà. Vorrebbe anche fare un po' la corte ai giovani fascisti, ma siccome i giovani di oggi ignorano che una volta c'era la libertà di stampa, di discussione e di opinione, è stupido, dice Rosselli, commemorare la libertà di cui non hanno mai avuto conoscenza. Bisogna parlar loro della libertà come di una cosa futura. Pitigrilli può essere dettagliato perché gode della fiducia ma anche dell'amicizia di questi personaggi. Questi personaggi si confidano con la spia Pitigrilli e quindi Pitigrilli può far seguire alla polizia sul nascere ma anche nell'evolversi tutta l'attività di questo gruppo che va rafforzando i suoi legami con Carlo Rosselli a Parigi. Non crede che il fascismo cascherà sulla questione economica. Mussolini i soldi li troverà sempre. 373. Pitigrilli fa delle relazioni dettagliatissime, anche acute dal punto di vista delle osservazioni psicologiche e per questo è molto apprezzato dalla polizia politica fascista che lo paga anche profumatamente. Lui arriva anche a percepire 5.000 lire al mese che all'epoca non erano poca cosa. Delazioni d'autore soffiate da giornalista, una penna avvelenata da pagare lautamente. 5.000 lire e una vita lussuosa, perché tra una spiata e l'altra, lo scrittore Pitigrilli vende molti libri.
disdegnato dalla critica, si impone al pubblico. Mammiferi di lusso, cocaina, odor di femmina. Questi alcuni dei suoi titoli di maggior successo. Piace il suo stile irriverente e scandalistico, la sua prosa diretta e pungente, ma anche insinuante e allusiva. Popolare, amato dalla gente comune, Pete Grilli viene però da una famiglia benestante. Figlio di un israelita, è ben introdotto nella comunità ebraica di Torino e negli ambienti dell'alta borghesia. Per il regime, quelle di Pete Grilli sono conoscenze molto preziose. Sempre su Carlo Rosselli, l'agente 373 riferisce. Ginsburg gli è particolarmente caro. Di Sion Segre non parla nemmeno. Ho la netta impressione che Sion Segre fosse da poco nel movimento e che si trattasse di una recluta recente. Ginsburg invece era un elemento importante. Leone Ginsburg era un grande intellettuale e era l'elemento di spicco del gruppo torinese di Giustizia e Libertà. Era il leader indiscusso. Tutti facevano riferimento a lui come il vero capo. Del fallimento del movimento torinese, la sola cosa che lo amareggi è l'arresto di Ginsburg. Il resto si ricostruisce. 373. Era stato uno dei fondatori della casa editrice Naudi e il suo arresto viene provocato dalle relazioni della spia Pete Grilli. Con lui vengono arrestati Carlo Levi, Sion Segre, Augusto Monti ed altri. Monti Augusto, nato a Monastero Bormida, 29 agosto 1881. Professione, professore. Colore politico, antifascista. Fu già insegnante delle scuole medie a Brescia, dove era conosciuto per i suoi principi politici contrari al regime. Trasferito a Torino, insegnò per qualche anno in quel liceo Massimo D'Azeglio. Il liceo Massimo D'Azeglio occupa una posizione particolare nella storia della cultura torinese. È il liceo dell'alta borghesia dove si diplomarono intellettuali come Cesare Pavese e tanti altri del gruppo che poi partecipò all'organizzazione clandestina di Giustizia e Libertà. Erano allievi del Monti, con il quale mantenevano rapporti di carattere politico. Augusto Monti viene arrestato, scarcerato, ma successivamente arrestato di nuovo. Altri allievi del Monti che si fecero notare per la loro attività antifascista sono il dottor Massimo Mila e lo studente Perelli Alfredo. Io sono il colpevole, o almeno il responsabile, dell'aver affermato che Monti in scuola non faceva politica e, insegnando soltanto la letteratura italiana e i classici, riusciva a tirar su degli antifascisti. E credo che questo fosse il suo grande merito. Mila Massimo, nato a Torino il 14 agosto 1910. Colore politico, antifascista. Iride celeste. Pigmento bruno, sangue rosso, capelli castani. In seguito qualche dubbio mi è venuto, qualche dubbio che non fosse stato sempre così, oppure che io ero talmente un pulcino sprovvisto di coscienza politica che forse non mi avvedevo di eventuali allusioni o insinuazioni che lui potesse fare. Augusto Monti fu molto amico del defunto antifascista Piero Gobetti di Torino, seguendo con simpatia le teorie politiche da esso propugnate. Certamente che, per esempio, nella mia classe c'era tuo cugino, Renato Einaudi, sì. Era tuo cugino, sì. Che, venendo da una famiglia altamente politicizzata, lui sapeva un mucchio di cose che io non sapevo. Lui sapeva che Monti scriveva sul Corriere della Sera, cioè. E mi ricordo benissimo che un anno in terza liceo Monti, un giorno di febbraio, è venuto in classe con la luna per traverso, in un modo, era proprio fuori dalla grazia di Dio, batteva i pugni sul tavolo, ci strapazzava tutti, faceva sfuriate. E dopo, nell'intervallo, Renato mi ha detto è così furioso perché è morto Gobetti a Parigi.
Augusto Monti dichiarò in questa occasione quanto segue. Come convinzione filosofica sono un liberale, ero amico di Gobetti, il quale fu l'editore del mio libro Scuola Classica Civile Moderna e mi incoraggiò a scrivere l'opera cui sto ora attendendo, La storia di papà. Io manco sapevo chi fosse Gobetti, invece Renato sapeva tutto. Quindi può darsi benissimo che degli elementi più politicizzati capissero cose che io non capivo. Massimo Mila è stato un grande storico della musica, ma nel periodo che stiamo trattando era anche lui, assieme agli ex studenti del Massimo D'Azeglio, entrato nelle file di Giustizia e Libertà e quindi come tale anche lui era entrato nel mirino della spia Pidigrilli. Torino, 12 settembre 1934. Il dottor Massimo Mila, corso Re Umberto 87 bis, vuole avere il piacere di conoscermi e di parlarmi. Per il futuro giornaletto torinese destinato specialmente alla classe operaia, egli ha già dichiarato di poter fare ben poco, non avendo alcuna preparazione politica né alcuna competenza economica. Si intende solamente di musica. Casellario politico centrale, Mila Massimo. Pollice, indice, medio, anulare, mignolo. Ha dichiarato tuttavia di poter fare moltissimo per la diffusione e la circolazione di opuscoli e giornali. Ha usato questa frase: io sono il solo gregario in mezzo a tanti gerarchi. Per il prossimo quaderno di Giustizia e Libertà scriverà un articolo musicale. 373. Un altro allievo di Augusto Monti, compagno di scuola di Massimo Mila, fu l'editore Giulio Einaudi. C'ho poi una teoria di tutta questa scuola di Monti, che l'avranno già detto altri, ma insomma il fatto strano che questo gruppo famoso di Torino, che è impregnato sui nomi di Ginzburg, di Pavese, di Mila, di Bobbio, di Antonicelli e ultimo di ultimo e ultimi Giulio Einaudi, è stata una scuola che ha formato un gruppo che poi tutto a caso è quello che ha fondato la casa Einaudi. Questo è dovuto tutto all'insegnamento di Monti. La casa Einaudi, se non ci fosse stato Monti, non sarebbe sorta. Einaudi Giulio, nato a Torino il 2 gennaio 1912, professione editore, colore politico antifascista. Giulio Einaudi e tutto il gruppo di militanti di Giustizia e Libertà che si muovono attorno alla casa editrice Einaudi vengono controllati da Pidigrilli attraverso il controllo che questi fa su Vittorio Foa. Foa Vittorio, nato a Torino il 18 settembre 1910. Professione dottore in legge. Colore politico antifascista. A proposito del giornaletto destinato specialmente agli operai, Vittorio Foa mi ha detto testualmente: dovrebbe uscire verso la metà o la fine di ottobre. Lì ho imparato l'amore per la libertà, per queste cose qui, però poi c'ho molte altre componenti che nascono dal mondo del lavoro. Io ho un ricordo molto forte dell'assalto fascista alla Camera del Lavoro di Torino e questo mi ha dato una sensazione profonda che il fascismo non era soltanto la repressione delle nostre libertà, ma era anche la cancellazione delle libertà del lavoro. È vero. E questo mi ha spinto in qualche modo fin da ragazzo, fin da giovane, all'idea che la lotta per la democrazia è anche una lotta per il socialismo, per qualcosa d'altro. Il punto difficile del problema non è stampare il giornale, è sempre Vittorio Foa che parla, ma diffonderlo. Che le cose bisogna farle mentre si può farle, non bisogna aspettare troppo perché sennò, ecco, era naturalmente una posizione politica, non è vero? Ecco, e questa cosa mi è rimasta abbastanza addosso per molto tempo. Foa deve appartenere nel movimento di Giustizia e Libertà al settore puramente ideologico, dottrinario.
La sua attività si spinge fino alla propaganda per mezzo della distribuzione di giornali, di quaderni, di opuscoli, ma non si presterebbe ad azioni di più criminosa importanza. Io sentivo che noi non potevamo, in quel momento non potevamo influire sulla politica generale, il nostro antifascismo non riusciva a quello. Però il problema era di formarsi, di prepararsi, di essere in condizione appena possibile di dare il nostro contributo per ridare in qualche modo a questo paese una sua dignità. Foa, lo vedo sfogliare dei libri, non maneggiare delle bombe. Lo vedo discutere nel salotto dell'editore Einaudi, ma non scivolare nell'ombra come un terrorista. Eravamo dei giovani, eravamo dei studenti, e fra questi emergeva Leone Ginzburg, che era molto precoce, e si era messo in testa che qualche cosa bisognava fare per combattere il fascismo. Ginzburg aveva pensato ad una casa editrice fatta da giovani. Continuo a supporre che quel personaggio autorevolissimo e dotto che deve sovraintendere al giornaletto torinese sia il senatore Luigi Einaudi. Ma credo che il senatore in persona non si esporrà molto. Agirà per mezzo del figlio, l'editore. Ed ecco che allora Einaudi, il giovane Einaudi, pubblicò insieme con questo gruppo di amici la rivista La Cultura, completamente rinnovata, con un disegno chiaramente politico. La formazione di una coscienza politica e culturale degli italiani. Era importante soprattutto durante il fascismo. Ricordo i primi tempi dei nostri incontri a Torino, quando lui passeggiava e si parlava della rinascita della rivista La Cultura, dove lui, nel primo numero pubblicato da Einaudi, lui scrisse un articolo anonimo, solo con 3 stellette, intitolato Cinematografo. Questo è stato il primo incontro con la carta stampata di un editore e uno scrittore che poi si è rivelato negli anni futuri. Successivi, quel grande scrittore, oltre che pittore, oltre che medico, oltre che profeta, direi, perché Carlo Levi non era un uomo, era un profeta. Lasciandomi, secondo il metodo suggeritomi da voi, assorbire progressivamente. Dopo avermi tenuto in osservazione per alcuni mesi, Vittorio Foa mi ha condotto ieri in piazza Vittorio Veneto. Non ho guardato per prudenza il numero, ma saprei tornarci. Dove, a un quinto piano, Carlo Levi ha uno studio di pittura. Levi Carlo, nato a Torino il 29 novembre 1902. Statura 1,70 m. Corporatura robusta. Naso convesso, dimensioni lungo. Questo quadro era uno di quelli che furono esposti nel 1929 a Milano, che suscitò delle reazioni che arrivarono fino quasi alle dimostrazioni di strada. Io ricordo infatti che allora gruppi di numerosi, di giovani fascisti, dimostravano per la via Brera e arrivavano perfino a attaccare manifesti e a sputare sulle vetrine. Nell'antifascismo torinese Carlo Levi è un uomo di primissimo piano. E certo, a quel mondo preculturale o aculturale in cui quei giovani vivevano, una pittura di questo genere costituiva realmente un'offesa. La sua attività risale a parecchi anni prima dell'inizio dell'attività di Vittorio Foa. Per esempio questi monotipi, che sono illustrazioni di una serie di brevi film comici antifascisti, dove un personaggio e donna rappresentano in ogni modo il tiranno o il duce, e i
figli e altri personaggi costituiscono tutta la corte di figure rappresentative dell'Italia di allora. Carlo Levi conosce una grande quantità di gente che ha delle idee, dei denari e dei propositi. Questo è Leone Ginzburg, ucciso nel carcere di Roma durante la guerra. Ci sono altri di quegli amici e di quei giovani che hanno costituito in quegli anni il primo nucleo di quello che fu poi la classe dirigente della cultura italiana. Carlo Levi ha la sensazione di essere tenuto d'occhio. Dice che un tale è stato a Roma e ha parlato con un funzionario del Ministero dell'Interno, il quale, mostrandogli un vasto dossier torinese, gli ha detto che Carlo Levi è seguito da vicino e si sa sul conto suo assai di più di quanto egli non creda. Vasto dossier della polizia politica fascista su giustizia e libertà era essenzialmente costituito dall'enorme mole di relazioni fiduciarie che P.D. Grilli consegnava alla polizia politica. Il suo stato d'animo è sintetizzato da Foa con queste parole. Carlo Levi si sente bloccato. Sa di essere sorvegliato, non fa fatica a pensare che dopo l'arresto del 34 e il suo rilascio, la polizia politica fascista avesse continuato a seguirlo. Credo che attraverso Levi, lentissimamente, verrà a scoprire molte cose. Ieri ho avuto l'impressione netta che dietro di lui ci sia un mondo silenzioso e guardingo. Questo è forse, certo, uno dei più cari a me, è Carlo Rosselli, dipinto a Parigi nel 33, quando egli abitava in Place du Panthéon, prima che andasse in Spagna e che chiamasse gli italiani a una guerra di libertà e che incontrasse poi, insieme al fratello, la morte in Francia. Esistenze in bilico, sospese, sempre a rischio. È la vita dell'antifascista, di chi lotta per la libertà. Eppure, leggendo le relazioni di P.T. Grilli, sembrerebbe esserci spazio per qualcos'altro, qualcosa di diverso, distante dall'epica del ribelle. È un velo d'ironia, un sottile sarcasmo. Un modo, forse, per esorcizzare il male e andare avanti. Il pittore Carlo Levi ha scritto a Carlo Rosselli una lettera molto lunga in cui ha aggiunto che circola per Torino una profezia di un prete che non l'ha mai sbagliata, secondo la quale il duce dovrebbe morire di un colpo quest'anno. Profezia, fattura, malocchio. Di certo, Giustizia e Libertà, il giornale di Carlo Rosselli, così salutava il genetriaco del duce. Il 29 luglio è il compleanno di Mussolini, che entra nel suo 52esimo anno. Giustizia e Libertà gli presenta il suo omaggio con queste fotografie. Una ruota della vita intitolata Senilità. Una ruota che gira per tutti, anche per i dittatori. Ma per il Mussolini del 1934 non è ancora arrivato il tempo. Aggiunge che il sifilografo che avrebbe curato il duce tra il 1922 e il 1924 avrebbe detto che il punto cruciale dell'esistenza del duce è fra i 50 e 52 anni. Sono tutte chiacchiere, ma dimostrano che a Torino il gruppo di Giustizia e Libertà non disarma. Chiacchiere che si pagano caro, perché con il regime non si scherza. Sono passati da allora 27 anni. Mario Soldati era venuto al mio studio per chiedermi di fare la copertina del suo libro America Prima Amore e quello stesso giorno in cui fece anche questo ritratto fu il giorno in cui venne per la seconda volta arrestato in presenza di Mario Soldati. Si tratta della maxi retata del maggio del 1935.
che segue già il duro colpo inferto a Giustizia e Libertà dell'anno precedente, del 1934. Questa volta cadono nelle mani della polizia moltissimi di questi giovani intellettuali: Carlo Levi, Norberto Bobbio, Pavese, Massimo Mila, Giulio Einaudi, Vittorio Foa. Molti di loro verranno rilasciati quasi subito, faranno qualche mese di carcere e verranno rilasciati, come ad esempio Giulio Einaudi. Altri avranno invece condanne molto pesanti, come Vittorio Foa, ed altri ancora subiranno il confino, come Carlo Levi e Cesare Pavese. Ma si può dire che da questa maxi retata Giustizia e Libertà torinese non si riavrà più. La polizia politica chiude i conti con questo gruppo di giovani intellettuali torinesi. Per il fascismo è un successo. Pite Grilli continua a lavorare per il regime, ma le cose si mettono male. I rapporti con l'Ovra si incrinano, vengono promulgate le leggi razziali, scoppia la Seconda Guerra Mondiale. Pite Grilli ripara in Svizzera e si converte al cattolicesimo. Nel 1946 la Repubblica Italiana pubblica l'elenco dei confidenti della polizia fascista. Tra questi c'è anche Pite Grilli. Lui si difende, vuole la cancellazione del suo nome, presenta ricorso, ma poi vi rinuncia. E il segredino, scrittore pubblicista, resterà impresso nelle pagine della Gazzetta Ufficiale. Oramai screditato, l'ex agente dell'Ovra si trasferisce in Argentina e successivamente a Parigi. Ed è qui, nella capitale francese, che la televisione italiana lo ritrova nel 1973. Ma del passato del Pite Grilli informatore del regime, nell'intervista rilasciata alla RAI, non v'è traccia. Pite Grilli, lei ha vissuto la sua giovinezza a Torino. Com'era allora a Torino? Torino allora era Torino. Oggi non è più Torino. Oggi è un'altra città. Nella mia Torino si parlava piemontese. Nelle buone famiglie si parlava piemontese. Presso gli aristocratici si parlava francese. Oggi non si parla più piemontese. Lei ha conosciuto letterati, artisti, ma fra i personaggi che ha incontrato, chi lo ha colpito di più? Ho conosciuto l'uomo più sensazionale dei nostri tempi, un uomo per il quale merita di essere vissuti in questo secolo, Padre Pio. Quest'uomo prodigioso, l'uomo del miracolo, l'uomo che aveva delle visioni, che sapeva ciò che gli altri non sanno. Pite Grilli, lei è stato un giornalista famoso. Ora sui giornali sono di moda gli oroscopi e... L'oroscopo è un certificato di imbecillità che i giornali rilasciano ai lettori tutte le giornate. Pite Grilli, che cosa vorrebbe ancora dalla vita? Ma non lo so. Non vorrei né un'automobile ultrapotente, né un elicottero. In questo momento io vorrei avere un cane, come ho sempre avuto. Però un cane vive 12 anni e io 12 anni non li vivo più. E non vorrei lasciare un orfano sulla terra. Lei ha inventato un'audacia e una spregiudicatezza che divennero subito costume, moda. Fu o no una rottura dei primi tabù, una specie di contestazione di allora? Io non ho inventato niente, perché io sono stato contemporaneo di Barbus, di Mario Mariani, di Guido da Verona. Abbiamo fatto la medesima cosa in forma diversa, con altri personaggi, ma abbiamo esposto tutti le medesime idee controcorrente, parola che ormai è svalutatissima, ha perso il suo sapore, perché tutti quanti la adoperano, non c'è niente di più secondo la corrente che essere controcorrente quest'oggi. Via Pite Grilli. Con lui vengono arrestati Carlo Levi, Sion Segre, Augusto Monti ed altri. Monti Augusto, nato a Monastero Bormida, 29 agosto 1881. Professione, professore. Colore politico, antifascista. Fu già insegnante delle scuole medie a Brescia, dove era conosciuto per i suoi principi politici contrari al regime. Trasferito a Torino, insegnò per qualche anno in quel liceo Massimo D'Azeglio. Il liceo Massimo D'Azeglio occupa una posizione particolare nella storia della cultura torinese. È il liceo dell'alta borghesia dove si diplomarono intellettuali come Cesare Pavese e tanti altri del gruppo che poi partecipò
all'organizzazione clandestina di Giustizia e Libertà. Erano allievi del Monti, con il quale mantenevano rapporti di carattere politico. Augusto Monti viene arrestato, scarcerato, ma successivamente arrestato di nuovo. Altri allievi del Monti che si fecero notare per la loro attività antifascista sono il dottor Massimo Mila e lo studente Perelli Alfredo. Io sono il colpevole, o almeno il responsabile, dell'avere affermato che Monti in scuola non faceva politica e, insegnando soltanto la letteratura italiana e i classici, riusciva a tirar su degli antifascisti. E credo che questo fosse il suo grande merito. Mila Massimo, nato a Torino il 14 agosto 1910. Colore politico, antifascista. Iride celeste, pigmento bruno, sangue rosso, capelli castani. In seguito qualche dubbio mi è venuto, qualche dubbio che non fosse stato sempre così, oppure che io ero talmente un pulcino sprovvisto di coscienza politica che forse non mi avvedevo di eventuali allusioni o insinuazioni che lui potesse fare. Augusto Monti fu molto amico del defunto antifascista Piero Gobetti di Torino, seguendo con simpatia le teorie politiche da esso propugnate. Certamente che, per esempio, nella mia classe c'era tuo cugino, Renato Einaudi, sì. Era tuo cugino, sì. Che, venendo da una famiglia altamente politicizzata, lui sapeva un mucchio di cose che io non sapevo. Lui sapeva che Monti scriveva sul Corriere della Sera, cioè, e mi ricordo benissimo. So per molto tempo. Foa deve appartenere nel movimento di Giustizia e Libertà al settore puramente ideologico, dottrinario. La sua attività si spinge fino alla propaganda per mezzo della distribuzione di giornali, di quaderni, di opuscoli, ma non si presterebbe ad azioni di più criminosa importanza. Io sentivo che noi non potevamo, in quel momento non potevamo influire sulla politica generale, il nostro antifascismo non riusciva a quello, però il problema era di formarsi, di prepararsi, di essere in condizione appena possibile di dare il nostro contributo per ridare in qualche modo a questo paese una sua dignità. Foa, lo vedo sfogliare dei libri, non maneggiare delle bombe. Lo vedo discutere nel salotto dell'editore Einaudi, ma non scivolare nell'ombra come un terrorista. Eravamo dei giovani, eravamo dei studenti. E fra questi emergeva Leone Ginzburg, che era molto precoce, e si era messo in testa che qualche cosa bisognava fare per combattere il fascismo. Ginzburg aveva pensato ad una casa editrice fatta da giovani. Continuo a supporre che quel personaggio autorevolissimo e dotto che deve sovraintendere al giornaletto torinese sia il senatore Luigi Einaudi. Ma credo che il senatore in persona non si esporrà molto. Agirà per mezzo del figlio, l'editore. Ed ecco che allora Einaudi, il giovane Einaudi, pubblicò insieme con questo gruppo di amici la rivista La Cultura, completamente rinnovata, con un disegno chiaramente politico. La formazione di una coscienza politica e culturale degli italiani. Era importante soprattutto durante il fascismo. Ricordo i primi tempi dei nostri incontri a Torino, quando lui passeggiava e si parlava della rinascita della rivista La Cultura, dove lui, nel primo numero pubblicato da Einaudi, lui scrisse un articolo anonimo, solo con 3 stellette, intitolato Cinematografo.
Questo è stato il primo incontro con la carta stampata di un editore e uno scrittore che poi si è rivelato negli anni futuri, successivi, quel grande scrittore, oltre che... Al mio studio per chiedermi di fare la copertina del suo libro America Prima Amore e quello stesso giorno in cui fece anche questo ritratto fu il giorno in cui venne per la seconda volta arrestato in presenza di Mario Soldati. Si tratta della maxiretata del maggio del 1935 che segue già il duro colpo inferto a Giustizia e Libertà dell'anno precedente, del 1934. Questa volta cadono nelle mani della polizia moltissimi di questi giovani intellettuali: Carlo Levi, Norberto Bobbio, Pavese, Massimo Mila, Giulio Einaudi, Vittorio Foa. Molti di loro verranno rilasciati quasi subito, faranno qualche mese di carcere e verranno rilasciati, come ad esempio Giulio Einaudi. Altri avranno invece condanne molto pesanti, come Vittorio Foa, ed altri ancora subiranno il confino, come Carlo Levi e Cesare Pavese. Ma si può dire che da questa maxi retata Giustizia e Libertà torinese non si riavrà più. La polizia politica chiude i conti con questo gruppo di giovani intellettuali torinesi. Per il fascismo è un successo. Pite Grilli continua a lavorare per il regime, ma le cose si mettono male. I rapporti con l'Ovra si incrinano, vengono promulgate le leggi razziali, scoppia la Seconda Guerra Mondiale. Pite Grilli ripara in Svizzera e si converte al cattolicesimo. Nel 1946 la Repubblica Italiana pubblica l'elenco dei confidenti della polizia fascista. Fra questi c'è anche Pite Grilli. Lui si difende, vuole la cancellazione del suo nome, presenta ricorso, ma poi vi rinuncia. E il segredino, scrittore pubblicista, resterà impresso nelle pagine della Gazzetta Ufficiale. Oramai screditato, l'ex agente dell'Ovra si trasferisce in Argentina e successivamente a Parigi. Ed è qui, nella capitale francese, che la televisione italiana lo ritrova nel 1973. Ma del passato del Pite Grilli informatore del regime, nell'intervista rilasciata alla RAI, non v'è traccia. Pite Grilli, lei ha vissuto la sua giovinezza a Torino. Com'era allora a Torino? Torino allora era Torino. Oggi non è più Torino. Oggi è un'altra città. Nella mia Torino si parlava piemontese. Nelle buone famiglie si parlava piemontese. Presso gli aristocratici si parlava francese. Oggi non si parla più piemontese. Lei ha conosciuto letterati, artisti, ma fra i personaggi che ha incontrato, chi lo ha colpito di più? Ho conosciuto l'uomo più sensazionale dei nostri tempi, un uomo per il quale merita di essere vissuti in questo secolo, Padre Pio. Quest'uomo prodigioso, l'uomo del miracolo. Dopo avermi tenuto in osservazione per alcuni mesi, Vittorio Foa mi ha condotto ieri in piazza Vittorio Veneto. Non ho guardato per prudenza il numero, ma saprei tornarci. Dove a un quinto piano, Carlo Levi ha uno studio di pittura. Levi Carlo, nato a Torino il 29 novembre 1902. Statura 1,70 m, corporatura robusta. Naso convesso, dimensioni lungo. Questo quadro era uno di quelli che furono esposti nel 1929 a Milano, che suscitò delle reazioni che arrivarono fino quasi alle dimostrazioni di strada. Io ricordo infatti che allora gruppi di numerosi, di giovani fascisti, dimostravano per la via Brera e arrivavano perfino a attaccare manifesti e a sputare sulle vetrine. Nell'antifascismo torinese Carlo Levi è un uomo di primissimo piano. E certo, a quel mondo preculturale o aculturale in cui quei giovani vivevano, una pittura di questo genere costituiva realmente un'offesa. La sua attività risale a parecchi anni prima dell'inizio dell'attività di Vittorio Foa. Per esempio questi monotipi, che sono illustrazioni di una serie di brevi film comici antifascisti, dove un personaggio è donna, rappresenta ad ogni modo il tiranno o il duce, e i figli e altri personaggi costituiscono tutta la corte di figure rappresentative dell'Italia di allora.
Carlo Levi conosce una grande quantità di gente che ha delle idee, dei denari e dei propositi. Questo è Leone Ginzburg, ucciso dal carcere di Roma durante la guerra. Ci sono altri di quegli amici e di quei giovani che hanno costituito in quegli anni il primo nucleo di quello che fu poi la classe dirigente della cultura italiana. Carlo Levi ha la sensazione di essere tenuto d'occhio. Dice che un tale è stato a Roma e ha parlato con un funzionario del Ministero dell'Interno, il quale, mostrandogli un vasto dossier torinese, gli ha detto che Carlo Levi è seguito da vicino e si sa sul conto suo assai di più di quanto egli non creda. Vasto dossier della polizia politica fascista su giustizia e libertà era essenzialmente costituito dall'enorme mole di relazioni fiduciarie che P.D. Grilli consegnava alla polizia politica. Il suo stato d'animo è sintetizzato da Foa con queste parole. Carlo Levi si sente bloccato. Augusto Monti fu molto amico del defunto antifascista Piero Gobetti di Torino, seguendo con simpatia le teorie politiche da esso propugnate. Certamente che, per esempio, nella mia classe c'era tuo cugino, Renato Einaudi, sì. Era tuo cugino, sì. Che venendo da una famiglia altamente politicizzata, lui sapeva un mucchio di cose che io non sapevo. Lui sapeva che Monti scriveva sul Corriere della Sera, cioè, e mi ricordo benissimo che un anno in terza liceo Monti, un giorno di febbraio, è venuto in classe con la luna per traverso, in un modo, era proprio fuori dalla grazia di Dio, batteva i pugni sul tavolo, ci strapazzava tutti, faceva sfuriate. E dopo, nell'intervallo, Renato mi ha detto è così furioso perché è morto Gobetti a Parigi. Augusto Monti dichiarò in questa occasione quanto segue. Come convinzione filosofica sono un liberale, ero amico di Gobetti, il quale fu l'editore del mio libro Scuola Classica Civile Moderna e mi incoraggiò a scrivere l'opera cui sto ora attendendo, La storia di papà. Io manco sapevo chi fosse Gobetti, invece Renato sapeva tutto. Quindi può darsi benissimo che degli elementi più politicizzati capissero cose che io non capivo. Massimo Mila è stato un grande storico della musica, ma nel periodo che stiamo trattando era anche lui, assieme agli ex studenti del Massimo D'Azeglio, entrato nelle file di Giustizia e Libertà, e quindi come tale anche lui era entrato nel mirino della spia P.D. Grilli. Torino, 12 settembre 1934. Il dottor Massimo Mila, corso Re Umberto 87 bis, vuole avere il piacere di conoscermi e di parlarmi. Per il futuro giornaletto torinese destinato specialmente alla classe operaia, egli ha già dichiarato di poter fare ben poco, non avendo alcuna preparazione politica né alcuna competenza economica. Si intende solamente di musica. Casellario politico centrale, Mila Massimo. Pollice, indice, medio, anulare, mignolo. Dichiarato tuttavia di poter fare moltissimo per la diffusione e la circolazione di opuscoli e giornali. Ha usato questa frase: io sono il solo gregario in mezzo a tanti gerarchi. Per il prossimo quaderno di Giustizia e Libertà è arrivato il tempo. Aggiunge che il sifilografo che avrebbe curato il Duce tra il 1922 e il 1924 avrebbe detto che il punto cruciale dell'esistenza del Duce è fra i 50-52 anni. Sono tutte chiacchiere, ma dimostrano che a Torino il gruppo di Giustizia e Libertà non disarma. Chiacchiere che si pagano caro, perché con il regime non si scherza. Sono passati da allora 27 anni. Mario Soldati era venuto
al mio studio per chiedermi di fare la copertina del suo libro America Prima Amore e quello stesso giorno in cui fece anche questo ritratto fu il giorno in cui venne per la seconda volta arrestato in presenza di Mario Soldati. Si tratta della maxiretata del maggio del 1935 che segue già il duro colpo inferto a Giustizia e Libertà dell'anno precedente, del 1934. Questa volta cadono nelle mani della polizia moltissimi di questi giovani intellettuali: Carlo Levi, Norberto Bobbio, Pavese, Massimo Mila, Giulio Einaudi, Vittorio Foa. Molti di loro verranno rilasciati quasi subito, faranno qualche mese di carcere e verranno rilasciati, come ad esempio Giulio Einaudi. Altri avranno invece condanne molto pesanti, come Vittorio Foa, ed altri ancora subiranno il confino, come Carlo Levi e Cesare Pavese. Ma si può dire che da questa maxi retata Giustizia e Libertà torinese non si riavrà più. La polizia politica chiude i conti con questo gruppo di giovani intellettuali torinesi. Per il fascismo è un successo. Pitigrilli continua a lavorare per il regime, ma le cose si mettono male. I rapporti con l'Ovra si incrinano, vengono promulgate le leggi razziali, scoppia la Seconda Guerra Mondiale. Pitigrilli ripara in Svizzera e si converte al cattolicesimo. Nel 1946 la Repubblica Italiana pubblica l'elenco dei confidenti della polizia fascista. Tra questi c'è anche Pitigrilli. Lui si difende, vuole la cancellazione del suo nome, presenta ricorso, ma poi vi rinuncia. E il segredino, scrittore pubblicista, resterà impresso nelle pagine della Gazzetta Ufficiale. Oramai screditato, l'ex agente dell'Ovra si trasferisce in Argentina e successivamente a Parigi. Ed è qui, nella capitale francese, che la televisione italiana lo ritrova nel 1973. Ma del passato del Pitigrilli informatore del regime, nell'intervista rilasciata alla RAI, non v'è traccia. Pitigrilli, lei ha vissuto la sua gioventù. Esposti nel 1929 a Milano, che suscitò delle reazioni che arrivarono fino quasi alle dimostrazioni di strada. Io ricordo infatti che allora gruppi di numerosi, di giovani fascisti, dimostravano per la via Brera e arrivavano perfino a attaccare manifesti e a sputare sulle vetrine. Nell'antifascismo torinese Carlo Levi è un uomo di primissimo piano. E certo, a quel mondo preculturale o aculturale in cui quei giovani vivevano, una pittura di questo genere costituiva realmente un'offesa. La sua attività risale a parecchi anni prima dell'inizio dell'attività di Vittorio Foa. Per esempio questi monotipi, che sono illustrazioni di una serie di brevi film comici antifascisti, dove un personaggio e donna rappresenta ad ogni modo il tiranno o il duce, e i figli e altri personaggi costituiscono tutta una corte di figure rappresentative dell'Italia di allora. Carlo Levi conosce una grande quantità di gente che ha delle idee, dei denari e dei propositi. Questo è Leone Ginzburg, ucciso nel carcere di Roma durante la guerra. Ci sono altri di quegli amici e di quei giovani che hanno costituito in quegli anni il primo nucleo di quello che fu poi la classe dirigente della cultura italiana. Carlo Levi ha la sensazione di essere tenuto d'occhio. Dice che un tale è stato a Roma e ha parlato con un funzionario del Ministero dell'Interno, il quale, mostrandogli un vasto dossier torinese, gli ha detto che Carlo Levi è seguito da vicino e si sa sul conto suo assai di più di quanto egli non creda. Vasto dossier della polizia politica fascista su Giustizia e Libertà era essenzialmente costituito dall'enorme mole di relazioni fiduciarie che Pitigrilli consegnava alla polizia politica. Il suo stato d'animo è sintetizzato da Foa con queste parole: Carlo Levi si sente bloccato. Sa di essere sorvegliato, non fa fatica a pensare che dopo l'arresto del 34 e il suo rilascio la polizia politica fascista avesse continuato a seguirlo.
credo che attraverso Levi, lentissimamente, verrò a scoprire molte cose. Ieri ho avuto l'impressione netta che dietro di lui ci sia un mondo silenzioso e guardingolo.